È come se Hitchcock avesse strappato l'ultima pagina di un racconto favolistico per riscriverne il finale caricandolo di suspense. 8 maggio 2016, stadio Progreditur di Marcianise. Il Paolisi per riprendersi l'eccellenza dopo Solofra. Il Cervinara per ritornare in paradiso dopo 12 anni di purgatorio. È la scena madre del campionato campano di promozione. Girone C è la resa dei conti. Sembra tutto pronto, l'arbitro Catanoso di Reggio Calabria dà uno sguardo ai due segnaline, gli assistenti D'Ambrosio di Torre Annunziata, Pizzoni di Frattamaggiore, sembra tutto pronto, partiti! Ricci, Pignalosa, prova a chiudere il triangolo, attenzione, Ricci, l'area di rigore, penetrazione, l'intervento miracoloso di Nostrale, tutto regolare sul pallone, vale come un gol. La palla imbucata centralmente della Marca, attenzione al tocco morbido per Ricci, in area di rigore, tutto regolare, il pallonetto in mezzo e poi ancora Nostrale, libera l'area di rigore. Sono arrivati gli ultra del Paolisi, per noi è solo una gioia perché durante tutto l'anno li abbiamo osannati. Attenzione al contropiede del Cervinara, è tutto lo solo, sulla destra Sanna Conte, a campo davanti a lui, arriva il raddoppio di marcatura di Antonio Cioffi, della Marca, attenzione, zona tiro per Santo Sosso, che finta il passaggio, poi con il mancino, prova l'incrocio dei pali, ha scelto il giorno migliore per il primo gol con la maglia del Cervinara, al 39esimo minuto di gioco, è passato in vantaggio il Cervinara con Roberto Santosuosso, l'uomo di Ciaramella, l'uomo più forte forse della categoria. Attenzione a questo passaggio corto di Nostrale, il primo errore della partita, Nostrale però rimedia con un intervento, cartellino giallo, il secondo della partita e il rosso, il Paolisi in 10 al 46esimo minuto e adesso la strada si fa in salita. Prova ad incunearsi, salta 2, Ricci, grande giocata, attenzione alla serpentina, il numero 7, la palla scodellata per Conte e la spara in curva. Attenzione a questa imbucata centrale per Pignalosa e la parata di Vetrone, grandissima giocata di Conte. Parte Santo Sosso, cross al centro. Attenzione al colpo di testa sul secondo palo, il miracolo e poi Pepe a porta vuota sparando. Pepe fallisce la più facile occasione gol. Parte Crisci, il pallone a giro, alto. Intanto seguiamo questa sventagliata di Della Marca per Ricci, Ricci contro Maio, il doppio passo di Ricci, si accentra Ricci a giro! Go! Grande gol, Renato Ricci, secondo gol con la maglia del Cervinara, un doppio passo. La giocata del campione, Salvatore, la giocata del campione in questo momento. Ha danzato sul pallone, l'ha messa a giro sul palo lontano, 2-0 Cervinara, quando siamo al settimo minuto vicino, della ripresa. È vicina la colata eccellenza, è vicina. Con questo gol il Cervinara mette le mani sull'eccellenza. Parte il calcio d'angolo sul primo palo, poi Russo la può mettere a terra, la conclusione, calcio di rigore, 28esimo minuto di gioco, calcio di rigore per il Paolisi. Russo, tiro, palla e gol, 2-1, non arriva Spegnamiglio sulla palla, indovina l'angolo, rasa terra sulla sua destra, risultato che cambia, 2-1, Russo batte Spegnamiglio, riapre la gara, 10 minuti dalla fine. Intanto brutto fallo di Loffredo che già ammonito, cartellino rosso diretto, cartellino rosso diretto, ha perso la testa. Prova ad andare verso la bandierina e mettere in banca il risultato, Santo Sosso la protegge dall'attacco di Lauriello, Pepe,
porta palla a Pepe, alza la testa, Dello Jacopo contro Petecca, attenzione, 2 contro 1, arriva a rimorchio anche Demizio che si allarga, il cross in mezzo, è solo Dello Jacopo, il miracolo di Nitrone, finisce qui, giustamente, è finita, a 20 anni dall'ultima promozione, eccellenza, nella stagione dell'80° anniversario, l'Audax Cervinara 1935 torna nella massima serie regionale.